Ciao a tutte, amiche e amici. Come va? Quest'oggi vi volevo far entrare nel vivo della passeggiata e vi porto con me in campagna. La mia ombra, purtroppo, oscura questo quadro naturale. Viene saltato da un papavero rosso. Voi lo sapete benissimo che di questi periodi la natura ne è piena. Insieme ai papaveri nascono anche le primule, come anche le campanule e tanti altri fiori che creano intorno a noi un paradiso terrestre. Adesso arriviamo in una zona circondata da olivi secolari. Che ne hanno vista di storia. Ci sono dei punti in cui l'erba cresce altissima e al suo interno custodisce piante preziosissime per tutte le creature viventi. Che si sa, hanno bisogno delle piante per sopravvivere. Una natura ricca che si snoda come un racconto intorno a se stessa, dove prende parte anche un sentiero fatto per fare lunghe passeggiate. Dove i muretti a secco sembrano balconi. Davanti a noi troviamo la cosiddetta codolina comune. Che è in grado di crescere sui terreni freddi e si può considerare una pianta molto forte. Proprio come gli animali che la mangiano. Distenditi e ascolta i suoni della natura e guarda sempre davanti a te per ammirare la camomilla raggiata, che ha moltissime proprietà rilassanti e antinfiammatorie. La camomilla è una pianta perenne che può essere usata per tante preparazioni. E soprattutto per alleviare qualunque forma di dolore e anche problema gastrointestinale. Ricordiamo anzitutto che di camomille ne esistono diverse varietà e credo che trovarle sia distensivo. Non solo per il corpo, ma anche visibilmente parlando. Siamo nel cosiddetto regno degli ulivi, che fin dall'antichità sono stati simbolo di pace e riconciliazione
segno di alleanza tra la natura e gli uomini, che da millenni ne ricavano l'olio, che è indispensabile per il nostro benessere quotidiano, oltre che ricordo della nostra storia più antica e fiera. L'olio fa anche molto bene ai bambini. Magari mangiato al posto della classica brioche, che tanto bene non fa. Scegliamo la nostra escursione in base a quanto ci sentiamo capaci e alla dimensione delle sfide che desideriamo. In entrambi i casi finiamo per sentirci mentalmente uguali, realizzati. E con la mente lucida. Quando ci apriamo per ricevere ciò che la natura ha da offrirci, scopriamo che ci sono molte pepite di saggezza a disposizione. Mi sono sempre sentita connessa alla natura e lo faccio sintonizzandomi attraverso i sensi, notando la bellezza della natura e prendendomi cura di lei. Succede qualcosa di interessante quando mettiamo le mani nella terra. Ci sentiamo come se fossimo di nuovo bambini e questo ci consente di disconnetterci dalle pressioni del mondo frenetico di oggi. Quando sei nella tua destinazione, concentrati su un'energia che scende dall'alto nei tuoi palmi. Senti il peso dell'energia sulle tue mani e mentre inspiri lascia che le mani si alzino all'altezza del petto. Mentre espiri abbassa le mani verso le ginocchia e ripeti fino a quando non avverti calore o formicolio, seguita da tante vibrazioni magnetiche. Senti la sfera di energia tra le tue mani e visualizza la terra, cercando di mantenerla intatta, come solo tu sapresti fare. Grazie per aver ascoltato questo video ASMR e spero di avervi regalato bellissime sensazioni. Poi magari fatemelo sapere. Grazie ancora e buona giornata della Terra.